quelle annunciate ieri da Trapattoni e Fagernold, che ha scambiato con Walsh. Attacco di McDonald sulla sinistra, sul suo cross ferma Scirea, gli sfugge la palla, poi c'è un attimo di indecisione con Bodì, eccolo battuto, è fermato però da Ward. Rush, Scirea sul pressing di Rush, calci di rigore. Soffre un po' il pressing del Liverpool, la Juventus, è Favero che libera l'area, ancora McDonald, ancora Rush. Nella serie delle competizioni internazionali, la di Lee, il Liverpool deve accusare quella di Sones, che ormai è italiano, gioca nel nostro campino. Ancora Tardelli, controlla un pallone, vedete, non è agevole controllare il pallone su questo terreno. Ha rubato un pallone. Questi è Whelan. Ecco Rush in area. Rush ha apertamente dichiarato ieri, appena arrivato a Torino, che gradirebbe di giocare in Italia. C'è un suo contratto con il Liverpool fino all'87, ma il giocatore ha detto che potrebbe intervenire in Italia anche prima, cioè evidentemente c'è una clausola che poi. Ecco il lancio di Hansen, non sono presenti 50.000 spettatori. Malgrado McDonald si porta in avanti, non riesce a controllare un pallone, stava per finire sulla panchina di Trapattoni. Mi impressiona molto Boniek, che in queste partite qui si esalta e gioca molto bene, infatti sta giocando molto bene Boniek in questo momento. Di Neal per lo scatto di Favero e sudafricano, ci sono per esempio Neal che è inglese, Nicol che è scozzese, Kennedy inglese, Loreson è irlandese dell'Eire. Andiamo lì. Rush in fuorigioco. Come sicuramente i giallorossi questa sera, se sono davanti al teleschermo, stanno facendo tifo per la Juventus. E siamo al 28esimo minuto del primo tempo con le squadre sullo 0-0. Platini resiste all'attacco in pressing di Rush. Sì, ma Rossi era molto arretrato. E adesso Rush e Nicol riportano il pallone in avanti. Bonini per capovolgere la situazione. Però il passaggio è su Rush, colto in controtempo. Cabrini, Calmo, Scirea, Tardelli. Nessuna due squadre ha passato, tranne il tiro di Favero che è passato fuori di palo, ma McDonald. Rush, McDonald, no, ma non può impedire a Grobelaar di giungere prima sul pallone. Platini in gioco pericoloso e ancora Neal, protagonista in questa fase difensiva, che allontana, riprende Nicol ed ecco Walsh in azione, rincorso da brio. McDonald e Rush, Nicol, che poi arriva in area sull'uscita di, malgrado il terreno insidioso che potrebbe favorire qualche scontro irregolare, ecco Rush, Nicol, la finta, molto il pallone. Platini e Scirea. Ruba ancora il pallone a Scirea, le immagini sono di nuovo in diretta. Rush,
va a raddoppiare la marcatura Cabrini, il fallo laterale è del Liverpool. Rush, tiro di Rush, non è riuscito però quello di Walsh, ci prova, 1-0 in favore dei vincitori della Coppa delle Coppe nei confronti dei vincitori del... Questo rinvio di Kennedy, Rush spot. Neil, Walsh, Rush, ancora Neil, Boniek segnato al 40° del primo tempo. Rimedia Scirea alzando questo pallone, colpo di testa di Hansen, Brio, Nicol, anticipo di Brio su Rush, irregolare dice l'arbitro, c'è un calcio di punizione in favore del Liverpool. 1-0 dopo 5 minuti del secondo tempo. Mi sembra cominciato un po' in sordina per lo scatto di Walsh, poi c'è il passaggio indietro di Favero, sta per approfittarne Rush. Tardelli, Rossi, i danni di Walsh. La punizione, ecco Rush. McDonald, giocando una partita tatticamente. Rossi, Tardelli. Perfetta anche la posizione tattica di Tardelli. Il torre spinge di testa Kennedy, riprende ancora Bonini. Bonita, Hansen. Manovra anche in spazi stretti la Juventus, Brio ha fermato di misura una incursione di Kennedy, spingono molto sulle fasce i terzini, una mischia ed è stato Platini a risolverla con un passaggio indietro al portiere Bodini. Il lancio è su Rossi, intercetta Nicol. E riparte Rush in lotta con Brio. Non riescono a fare queste cose perché sono giocatori meno adatti a questo terreno. Ecco Rush circondato da... Nel secondo tempo, anche per il risultato che deve rincorrere il Liverpool, giochi prevalentemente in avanti, mi sembra che è la Juventus che ha le occasioni più ghiotte, per, cioè è andata più vicina al raddoppio alla Juventus di quanto non sia andato finora vicino al Liverpool al pareggio. Impressionanti della gara, io penso che la partita si stia decidendo in questi momenti, vero? Sì, infatti la Juventus, come abbiamo detto prima, sta risucchiando il Liverpool nella propria metà campo e poi fa questi contropiedi che sono pericolosissimi, ha mancato di, per un soffio due volte di segnare la seconda rete, infatti penso che sta diventando sempre più pericoloso questo contropiede della Juventus. Ora c'è un calcio d'angolo propiziato da un... c'era stato un bel lancio a favore di Briaschi, ha liberato Hansen. C'è una spinta di Nicola. Spiove in area un pallone, esce Bodini e lo fa suo. Rush. Era tutti e due. Adesso Rush è retrocesso per... Ma il passaggio è corto. Ne ha approfittato Nicol per sportarsi. Fiammeggiante la partita in questo finale. Rush chiama in avanti Gillespie. Mentre va via Rush. Nicol. Nicol ancora. Kennedy di mantenere il possesso della palla, iniziato l'ultimo minuto, Tardelli verso Scirea, tutti i giocatori corrono.